A sentire il discorso del sindaco Melucci sembra che non stiamo a Taranto, ma stiamo a Las Vegas, stiamo a New York. Ha raccontato una realtà falsa e ha mentito sapendo di mentire, perché una città sommersa dall'immondizia, una città in cui la Tari ci soffoca, i cittadini spennati e stritolati, strade e marciapiedi come bruviere, numerosi danni fisici riportati dai cittadini e dagli automobilisti con successive richieste del risarcimento di danno. Una città, e mi rivolgo al vice sindaco Manzulli, che non sa fare turismo, che non ha la minima idea di fare turismo. Avreste bisogno di stare in altre città per vedere come si fa turismo. Pensiamo ai croceristi che arrivano a Taranto e sono abbandonati a se stessi, non sanno dove sbattere una volta arrivati. La gente bisognosa che reclama il sacrosanto diritto all'esistenza, ad un'esistenza dignitosa, è una città che vuole ancora sciacquare danaro pubblico e il programma il 6GP, altri 3 milioni e mezzo, 4 milioni di sperpero di danaro pubblico rispetto al quale farò ferro e fuoco. Una città che non ha programmazione neanche economica e finanziaria. Molto grave il fatto che il sindaco non abbia nominato un assessore al rano, quindi il discorso di programmazione economica, di bilancio, di tributi, e ha ritenuto opportuno adottare a sé la delega. Il sindaco Lucci, con tutto il rispetto, non ha le competenze di un uomo di economia, come non ce le ho neanche io, e allora a quel punto si delega una persona del settore. Notiamo un uso sproporzionato, ridicolo, della parola transizione. Sindaco, transizione viene dal latino trans eo, andare da una parte all'altra attraverso, e lei ha fatto un uso e abuso della parola transizione, un po' come il calcio sui maccheroni, buttato così a casaccio, o il prezzemolo in ogni minestra. Transizione ecologica ed energetica. A proposito, per l'innovazione tecnologica, qui non abbiamo neanche l'aria condizionata. Buttate meno soldi per il 6GP e fate qualcosa di più dignitoso, che facciamo solo ridere in Italia. Transizione economica e sociale, transizione urbanistica ed amministrativa, transizione economica e sociale, transizione culturale e promozione del territorio. Vorrei fare una battuta per nulla offensiva nei confronti dell'aula, prendetela come battuta. Anche defecare è una transizione naturale, passatemi l'espressione forte. Una città in cui si continua a spendere soldi per statisti, massimo rispetto per loro, però ne abbiamo 7, e poi continueremo, perché poi usciranno i nomi dell'Urban Transition. Se, sindaco dovrebbe avere l'educazione di ascoltare, le manca il rispetto e il garbo istituzionale. Lei non è il mio sindaco, si deve solo vergognare. Cioè, no, ma è un atto di educazione. Sì, e fallo camminare. E ancora sentiamo parole ripetute: Just Transition Fund, ecosistema Taranto, Blue Economy, una realtà virtuale, una realtà falsa. Una città in cui Rinaldo Melucci è il sindaco di una minoranza dei tarantini, seppur legittimamente avvinto, e i numeri sono dalla sua parte. Un sindaco che non sa ascoltare le opposizioni dimostra
mancanza di rispetto istituzionale, oltre che personale. L'aspetto personale non mi interessa, almeno quello istituzionale. Non gli fa comodo, lui è abituato agli yes men, anche a certa stampa, non tutta, certa stampa fatta dagli yes men. E fate anche altri esposti all'ordine. Non mi so che c'entra mi fa parlare di te, ma lei non deve stabilire, lei non è il professore che dice fuori tema. No, abbia pazienza, allora, non stiamo offendendo nessuno, sto facendo delle valutazioni. Se poi quella stampa le fa comodo, un altro paio di maniche. Comunque, proseguiamo. Periferie completamente abbandonate a se stesse. Sento il meglio viene adesso, sarà sfiga, sarà sfortuna, ma da quando si è insediata questa amministrazione un mese fa sembrano che tutte le sventure e tutte le iatture si siano abbattute su Taranto. Sì, sì, certo, partendo dal discorso appunto dell'immondizia, la Tari, cari cittadini, caro pubblico, pagate con le vostre tasche questa Tari. Si dice di aumento del conferimento in discarica, alla faccia di questa discarica, quello che produce. E per concludere, noto anche persone che sembrano essere state folgorate non sulla strada per Damasco, ma sulla strada di Palazzo di Città della maggioranza. Il Gianni Viviano che sparava a zero su Emiliano e su Merucci ora è diventato un agnellino tenero politicamente parlando. Il Luca Contrario che urlava contro Merucci, parlano i video, parlano i post, anche egli è diventato un esaltatore del primo cittadino. Pantarei, tutto scopo, per carità, siamo in democrazia. Grazie. Vorrei capire la logica. Concludo dicendo, e concludo davvero, la questione IVA. Smettiamola con questa favola della decarbonizzazione di cui parla questa amministrazione. È una falsità, la decarbonizzazione è tecnicamente impossibile. Qui si sta continuando a produrre a carbone e a continuare a uccidere. L'IVA va chiusa e con l'ARPA, mi svolgerò all'ARPA per avere i dati e sbatterli davanti al sindaco intimandogli le ordinanze di chiusura. Non possono neanche applaudire? No! Ah no? Dai, un applauso innocente! Io sono tenuto a fare. Eh sì, però esiste anche l'elasticità. Lo chiedo con tutto il rispetto. E quando hanno applaudito te andava bene? E quando hanno applaudito Meluzzi andava bene? Andava bene!